Sesti Levante, sostituzione delle palme, zona autostrada, sono stati avviati i lavori di sostituzione delle palme colpite dal punteruolo rosso lungo via Boil, viale d'ingresso nella città dei Due Mari uscendo dal casello autostradale. Campionamenti ARPA, la maggio valori conformi, campioni rutinari prelevati nei quattro punti di riferimento di Rapallo, Villa Tiguglio, Castello, Inizio Scogliere e San Michele. Truffa per fornitura gas, due denunce, sono un 24enne brasiliano ma abitante a Viareggio e un napoletano di 40 anni, il fatto è accaduto a Moneglia. Buonasera dal TG Tiguglio, avviati i lavori di sostituzione delle palme nella zona del casello autostradale di Sestri Levante. Sono stati avviati i lavori di sostituzione delle palme colpite dal punteruolo rosso lungo via Bo, il viale d'ingresso a Sestri Levante uscendo dal casello autostradale. Le palme colpite erano già state messe in sicurezza mediante l'asportazione del capitello, un'azione tempestiva per prevenire eventuali cadute che possono accadere dopo l'attacco del coleottero. Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di asportazione dei tronchi delle palme colpite, partendo dal lato destro in direzione Sestri, con la contestuale piantumazione di 7 nuovi esemplari magnolia grandi flora, che si affiancano a quelli già presenti su questo lato, in modo da dare continuità e uniformità all'aspetto vegetazionale esistente, con una pianta che presenta elevato valore ornamentale, sempre verde, che raggiunge considerevoli dimensioni, con vistose ed eleganti fioriture in primavera. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, con l'asportazione dei tronchi delle palme colpite sul lato sinistro. La piantumazione di nuove piante su questo lato avverrà invece dopo la stagione estiva, così da avere le condizioni migliori per l'attecchimento delle nuove essenze. Proseguono anche gli interventi per la cura delle palme dei due lungomari cittadini, che vedono la messa in campo di un mix di azioni che ha consentito di salvare 91 delle 94 palme dei fronti mari di Sestri Levante e della frazione di Riva Tregoso. Delle tre palme perdute, solo un caso è da imputare al punteruolo rosso, mentre le altre due sono state colpite da fusariosi. È arrivato oggi agli uffici comunali di Rapallo il rapporto sui campionamenti effettuati nel mese di maggio da ARPAL per valutare lo stato di qualità delle acque. I campioni rutinari prelevati nei quattro punti di riferimento di Rapallo, vale a dire Villa Tiguglio e Castello, l'inizio della scogliera e San Michele di Pagana, sono risultati conformi ai limiti di legge, così come nel mese di aprile, per quanto riguarda i parametri analizzati, ossia enterococchi e escherichia coli. Scusate, un po' difficoltà nel pronunciare questi nomi. E adesso parliamo di cronaca, parliamo di una truffa per fornitura del gas a Moneglia, due le denunce. Al termine dei dovuti accertamenti, scaturiti da una denuncia sporta da un'anziana di Moneglia, i carabinieri della locale stazione deferivano in stato di libertà per falsità in scrittura privata, sostituzione di persone e truffa un 24enne di nazionalità brasiliana che vive a Viareggio e un napoletano di 40 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia. I due stipulavano un contratto per la fornitura del gas e dell'energia elettrica per un'abitazione, risultata poi inesistente, utilizzando le generalità della donna, che si avvedeva del fatto dopo aver ricevuto la richiesta di recupero crediti a seguito di mancato pagamento di alcune bollette. È stata riaperta una parte della passeggiata a mare di Zoagli dalla piazza centrale sino alla Arenella. In meno di tre settimane, considerando le non sempre idonee condizioni meteo e giorni di festa, l'impresa incaricata ha svolto un celere e ottimo lavoro, fa sapere il comune. Ora si dovrà proseguire fino allo stabilimento Pietra di Luna, considerando che però nel tratto rimanente i lavori saranno più importanti e complessi e che quindi richiederanno il tempo necessario. E ora parliamo di trasporti, o meglio di scuolabus. ATP, crescono le adesioni dei comuni al servizio appunto di scuolabus. ATP ha creato una piattaforma online per le iscrizioni delle famiglie al servizio scuolabus, laddove lo stesso è stato assegnato dall'azienda di trasporto pubblico per l'anno scolastico 2019-2020.
Fino al 30 giugno del 2019, dunque, sono aperte le prescrizioni online dei servizi di trasporto scolastico nei comuni di Bonassola, Borzonasca, Bargagli, Casarza Ligure, Cicagna, Cogorno, Correglia Ligure, Maisana, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Serra Ricò, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Rovegno e Tribogna. In questo modo si attua un obbligo di legge. L'incremento notevole dei comuni che hanno aderito al nostro servizio Scuolabus conferma il giudizio positivo rispetto alla nostra offerta, ha detto Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio. Il comune di Lavagna dà corso a degli interventi di restauro del sottopasso che collega Piazza della Libertà a Piazza Milano, in particolare. Per 13.000 euro sono al via la rimozione delle muffe delle pareti, il ripristino dell'intonaco, la tinteggiatura, il ripristino delle ringhiere e la loro pitturazione. Sono previsti ancora interventi di asfaltatura in via Suea, dove sono presenti numerose buche, per 7.800 euro. E parliamo adesso di calcio. Si chiude con un 2-2 in trasferta contro la Juve Stabia nella Supercoppa di Serie C, la stagione della Virtus Entella. Oggi abbiamo fatto un primo tempo molto equilibrato. Stabia, primi 15 minuti, bene ripartenza, bene con i cambi gioco. Abbiamo avuto qualche difficoltà, dopo 15 minuti la partita si è messa in equilibrio, quindi a posto. I primi 25 minuti del secondo tempo ci abbiamo schiacciato assolutamente la Stabia, abbiamo fatto due gol e abbiamo sfiorato il terzo in una ripartenza dove non capisco perché l'arbitro non abbia ammonito Germoni, ma non per l'ammonizione a Germoni di per sé. Le partite sono tutte uguali, se fosse stato in campionato probabilmente l'avrebbe ammonito, non capisco perché non ha ammonito. Da quel momento la partita si è incattivita, l'arbitro ha avuto secondo me qualche problema e può capitare una giornata storta e ci ha tenuti lì, cioè non ci ha fischiato più niente. E quindi merita lui Vestabia che ha conquistato il rigore assolutamente, se l'avete rivisto, io l'ho rivisto poco fa, è assurdo perché Chiarlese prende la palla e sulla scivolata colpisce il giocatore. E poi la partita la Juve Stabia la pareggia perché ha forza d'urto, ha giocatori, ha squadra, ha gioco, ha tutto. Quindi venire a pareggiare una partita qui contro la Juve Stabia 2-2, fare due gol, onestamente è difficilissimo. Però la partita si era incanalata molto bene, molto molto bene, dico la verità. Alla fine un pareggio qui ci può stare, ripeto, siamo tutti felici, loro hanno vinto, noi abbiamo vinto e quindi va bene così, dai. Quando c'è il demerito di uno c'è il merito dell'altro, l'una cosa non esclude l'altra, quindi ripeto, noi ad un certo punto della partita diciamo l'avevamo sotto controllo, ma sapevamo anche che la Juve Stabia poteva ribaltarla, perché alla fine la stava anche ribaltando, perché poi hanno sbagliato un gol facile a due metri dalla porta, quindi non è questo, è che se era una partita sotto controllo e ci sono delle cose da fischiare, si devono fischiare, cioè non si può andare avanti così tutta la partita. Io ripeto, metto sempre l'ammonizione di Germo, che è un giocatore che ho avuto io e al quale voglio non bene di più, voglio molto bene. Se non ammonisci lui non deve più ammonire nessuno, perché se non è ammonizione quella non può più ammonire nessuno. E invece poi comincia a tirare cartellini a destra, a manca. Mi dispiace perché gli è scappata la partita di mano, però ripeto, va bene, bella partita, mi è piaciuta molto, molto fisica, molto agonistica, bella, giusta. Bene, abbiamo ascoltato le parole di mister Boscaglia, le immagini si riferivano invece alla festa dopo la partita con il Pordenone, con la coppa alzata per la vittoria del campionato di Serie C, quantomeno del girone A. Scuola, l'ora ormai finita, la mia mente va.
L'evento di Chiavari in Fiore è ancora una volta un evento di successo. Il CIV insieme ad Ascom hanno portato a termine questa manifestazione quest'anno con le difficoltà, con le incognite del tempo, ma il risultato comunque è positivo. I consumatori sono contenti, le attività produttive segnalano comunque introiti e incassi positivi, quindi il tutto porta a un segnale positivo di questa manifestazione. Non finisce qui, Chiavari in Fiore è la prima manifestazione di una programmazione impegnativa che vede coinvolta i commercianti per tutta la stagione estiva. I prossimi sono coinvolti i bar con Baraonda e poi successivamente le grandi abbuffate e naturalmente i saldi. Quindi un insieme di persone che lavorano e collaborano insieme per cercare di creare sempre delle iniziative importanti su Chiavari per poter sempre attirare particolarmente l'attenzione del turista, che auspichiamo in quest'estate sarà particolarmente presente nella nostra zona. Naturalmente è significativo e si evidenzia particolarmente il fatto che questo gruppo di Ascom e CIV è particolarmente impegnato su tutti i fronti di collaborazione, quindi con la ristorazione per esempio, con i bar, con la stessa amministrazione comunale ovviamente e non ultimo anche con le attività di Lavagna, col centro storico di Lavagna dove c'è stata una sinergia importante con Ascom. Questo è un segnale importante, finalmente si sta capendo che naturalmente l'unità crea la forza di questa realtà, di questo gruppo. In occasione di Chiavari in Fiore abbiamo il privilegio di poter vedere la mostra che il maestro Curotto e i suoi acquarelli ospitati dalla decana delle librerie, la famosa libreria Zafra di Paolo Bonini. Come ti è venuta questa idea? Piacevole, tra l'altro. Perché mi piace sempre unire i temi alla realtà artistica, alla realtà decorativa. Qui dentro ci sono gli acquarelli di Roberto che sono veramente belli perché sono proprio anche legati ai singoli fiori, quindi è una ricerca molto particolare. Fuori ho messo tutta la decorazione
floreale sui muri di Chiavari e poi un accenno ai pittori chiavaresi che hanno fatto fiori, cioè tutti. Roby, tu come ti sei espresso in queste tue tele? L'anno scorso mi ero messo nel Tempio del Colore, dalla Giorgi, avevo fatto un'esterna bellissima, anzi en plein air. Quest'anno ho avuto l'invito io orgogliosamente ho accettato, bellissimo, un invito del genere dentro al Tempio della Cultura, come certo. Si fa a dire. Allora ho pensato anche di invitare due ragazzi giovanissimi che si dedicano a scrivere due poesie così, senza pretese. Stamattina è venuta una professoressa, li ha prestati di lettere. E allora hanno legato la poesia all'immagine, all'acquarello. Qui è il Tempio della Cultura, è il Tempio ideale. Io mi ci trovo di una bellezza, poi Leo me lascia fare come voglio. Quindi te a casa. A casa. Allora, però al nostro pubblico va detto che presumibilmente, non me l'hai detto, ma immagino che sarà così, che questi quadri, che questi colori e questi fiori saranno per qualche giorno in più della mostra. Questo non ci siamo ancora messi d'accordo. Vabbè, allora teneteceli per una settimana, che se qualcheduno avrà piacere può venire a visitare. E l'altra cosa che abbiamo fatto, tu hai fatto spegnere la musica giustamente, ma abbiamo abbinato bellissimo. I fiori a 80 canzoni sui fiori, in realtà non solo canzoni, tutto, ogni genere di musica, da Tchaikovsky sino a Nilla Pizzi, dal quartetto Cetra sino al rock, all'hard rock, una selezione che ha fatto mia moglie e mi ha stupito perché ha veramente trovato delle cose, possono piacere, possono non piacere, ma tutte che parlano di fiori. Sì, e tra l'altro devo dire che ancora una volta quest'anno Giorgi Garden ad ogni fiore ci ha mandato, tutti non ci sono, per esempio le violette non sono di stagione, ma quelli che ci sono ci ha dato un fiore che l'abbiamo abbinato, come puoi vedere, campanelle bianche e l'acquarello e così via, perché gli acquarelli li ho fatti con i fiori della Giorgi anche quest'anno. Ecco, quindi è venuta una cosa piacevole. Il nostro pubblico è informato che qualora decidiate di mettere mano al portafoglio e comprare qualche libro, che la cultura è sempre fondamentale, potrete anche apprezzare i quadri di Roberto. Sesto Levante, sostituzione delle palme, zona autostrada, sono stati avviati i lavori di sostituzione delle palme colpite dal punteruolo rosso lungo via Boyle, viale d'ingresso nella città dei Due Mari uscendo dal casello autostradale. Campionamenti ARPA, la maggio valori conformi, campioni rutinari prelevati nei quattro punti di riferimento di Rapallo, Villa Tiguglio, Castello, Inizio Scogliere e San Michele. Truffa per fornitura gas e due denunce, sono un 24enne brasiliano ma abitante a Viareggio e un napoletano di 40 anni, il fatto è accaduto a Moneglia.